Dopo l'americano, sesso, bugie e videotape, e il messicano come l'acqua per il cioccolato, quest'anno arriva dall'Italia la sorpresa del cinema indipendente. La bella vita, una commedia carnosa e carnale. Cominciamo vuol dire che io e Mirella ci si conobbe all'isola d'Elba nell'agosto 83, poi il matrimonio nel settembre dell'89. Pare un secolo fa. Scusi, non mi sono neanche presentato, Jerry Fumo. Piacere. La conosco, la seguiamo sempre. Piacere, Nardelli Mirella. Nardelli la concessionaria Volvo? Veramente mio marito lavora in acciaieria. Ah, marito. Jerry Fumo, al secolo Gerardo Fumaroni, ex animatore turistico. Non vorrei sembrare sfacciato, ma devo dire che anche con questo grembiolino lei è proprio carina. Tutte le sere alle 21.30 imperversava sugli schermi di Canale 3. Sere fa ho incontrato una persona qui a Piombino, una donna che mi ha molto colpito. Avere la possibilità magari di poterla rincontrare. Disturbo. Se avesse potuto, mi avrebbe chiesto di tenerla chiusa in casa, di legarla a un termosifone. Tesoro, che cosa prendi di primo? Ci sarebbe risolta la marinara, molto buono. Ah, sì. Insomma, esatto. Da aiutarla a contrastare quella forza che contro ogni ragionamento la spingeva fra le braccia di quell'irresistibile bischero. Brucioni Mirella sognava il principe azzurro. Suo marito Bruno sognava la bella vita. Arrivo! Il grande Jerry Fumo non sognava più. Quello che voglio farti capire è che io non sono geloso. Tanti sono gelosi, no? È una cosa più grande.